a tutti, se hai visto l'impegno che avete messo. Allora, vi dico alcune osservazioni che abbiamo notato. In generale abbiamo notato che in tanti casi non c'è stata il controbattere. Molto spesso si andava avanti per la propria tesi, ciò che si voleva dire, senza fare riferimento a ciò che aveva detto l'altra squadra. Questo vale per entrambe le squadre. Ho trovato che il primo oratore della squadra pro, a differenza di quella contro, non ha controbattuto, mentre è già compito del primo oratore, non solo del secondo, di controbattere la tesi avversaria, invece questo è venuto a mancare. Poi il dibattito, non c'era, come dicevo prima, una logicità, quindi non c'era botta e risposta, ma appunto ognuno aveva il proprio discorso, cercava di portarlo avanti senza controbattere realmente la squadra avversaria. E diciamo che il tema sull'educazione è stato un po' sviante, insomma. Ci stava a citarlo, ma poi siete da metà dibattito, siete andati avanti su quel discorso che vi ha portato fuori dal tema. E per la squadra pro, discorso finale, molto bene dal punto di vista della parte oratoria, quindi lessicale, ma questo può essere utile anche nelle prossime gare, non bisogna mai introdurre argomenti nuovi nel discorso finale, bisogna sempre solo riassumere, come ha fatto la squadra pro, contro, che invece ha fatto bene, e basta. Quindi il punteggio è 3-0 e la vittoria va alla squadra pro. Grazie.